Ciao a tutti, amici di Pomodoro e Basilico, benvenuti. Vi do il bentornato nella mia cucina alle 7 di sera, come al solito, al giovedì per una nuova, nuovissima puntata di Cuciniamo assieme a Pomodoro e Basilico. Settimana scorsa, chi mi segue sa che ho dato forfè all'ultimo quasi, ma per una, diciamo, un motivo più che valido. Sabato scorso si è sposato mio fratello, perciò insomma sono stata un pochino presa tra varie cose e quindi ho preferito insomma saltare più che fare una puntata un po' messa insieme all'ultimo momento. Ciao Tiziana, benvenuta, bene, sono contenta vi stiate cominciando a collegare. Bene, finalmente è arrivata l'estate nel pieno proprio, infatti si può vedere dall'abbigliamento. E insomma, cerchiamo di combatterla, di combattere il caldo, ognuno in un modo diverso, ma in primis anche con l'alimentazione. Infatti, proprio per questo, l'ultima, diciamo, l'ultimo sondaggio che vi ho proposto per, la puntata di Cuciniamo Assieme era tra due ricette comunque con ortaggi di stagione e possibili, sono ricette che sono anche ottime da consumare a temperatura ambiente, perciò diciamo sono dei piccoli consigli che vi vorrei dare appunto per l'alimentazione in questo periodo, appunto con queste temperature proibitive, anche se devo dire che questa settimana rispetto alla scorsa un pochino di respiro ce lo sta dando di più. Allora, quella di stasera è una ricetta molto molto versatile, infatti anche sul blog lo trovate. Trovate diverse versioni di questa mia dadolata con le melanzane e con diversi ortaggi. Questo perché appunto è un piatto molto facile da preparare e gustoso, soprattutto se si utilizzano appunto degli ortaggi di stagione, come faremo questa sera. La ricetta della dadolata, come sempre, la trovate sulla pagina di Pomodoro in Basilico, nella sezione foto, andate album e cliccate nell'album dei secondi e trovate la dadolata, dovrebbe essere la prima immagine che vi appare. Inoltre trovate la ricetta sia anche sulla bacheca che ho condiviso sia stamattina, oppure all'interno dell'evento che ho creato appunto per questa sera, la trovate nella bacheca dell'evento, ecco, ovviamente anche sul mio blog. Bene, io direi che questa dadolata appunto è molto molto basica, proprio perché, come anche vedrete appunto nel mio blog, si possono, diciamo, aggiungere diversi ingredienti in base al gusto personale per renderla un pochino appunto più vicina al nostro palato, ecco. Questa che vi do appunto è la versione base e poi sentitevi liberi di modificarla come meglio credete. Allora, direi che posso farvi vedere già subito gli ingredienti che, come al solito, ho preparato in precedenza. La ricetta, appunto, vi ho già detto dove trovarla, perciò passiamo alla ricetta vera e propria con appunto gli ingredienti. Allora, innanzitutto io sto controllando sul mio blog direttamente la ricetta. Nella lista degli ingredienti non vi è la quantità. Questo anche perché era una, diciamo, delle prime ricette che pubblicavo e andavo un pochino a occhio. Questo però, insomma, può essere una difficoltà per qualcuno di voi, magari che si trova alle prime armi, invece per qualcun altro può semplificargli la vita proprio perché in base anche alla quantità degli ingredienti che ha in casa o al proprio diciamo gusto personale può modificarla. Allora, per questa sera io ho usato, andiamo a leggere direttamente ingredienti. Allora, melanzane, ho usato una melanzana di medie dimensioni, ecco, l'ho lavata
tagliata a cubetti, piuttosto piccolini. Cubetti piccoli perché cuoceranno in meno tempo, ecco. Voi se avete più tempo vi consiglio anche di lasciare i pezzi di melanzana più grossi perché ovviamente essendo una dadolata, insomma, dovrebbero essere di circa 1 centimetro, diciamo, per lato come cubo. Poi carote. Le carote le ho tritate, lavate e tritate grossolanamente, ecco, vedete? Sono circa 2 o 3 carote di medie dimensioni. Pomodori ciliegini, ecco, una manciata di pomodori ciliegini. Sono stati lavati e tagliati a metà o in quarti, quelli più grossi. Dopodiché abbiamo una cipolla rossa che ho affettato, ecco qua. E in ultimo, per insaporire, ho delle foglie di basilico. Ecco qua. Foglie di basilico, poi il solito olio evo, sale e pepe. Ecco qua. Allora, come vedete, gli ingredienti sono praticamente basici proprio, però racchiudono tutti i sapori dell'estate. Il basilico, mi raccomando, lavatelo, asciugatelo. E tenetelo da parte fino all'ultimo intero, con le foglie intere, perché andrà spezzettato direttamente in padella proprio all'ultimo prima di servire. Questo perché le foglie di basilico con il calore tendono a annerirsi e anche se le tritiamo, se le tagliamo, tendono ad annerire. Perciò vi consiglio, lasciatele intere e all'ultimo spezzettate con le mani che sprigiona proprio tutto l'aroma caratteristico appunto di questa pianta aromatica. Allora, direi abbiamo perso abbastanza tempo in chiacchiere, spero vi colleghiate. Io ho lasciato, gli lascio sempre un pochino di tempo proprio perché so che qualcuno magari non è lì a guardare l'orologio, magari si ricorda l'ultimo della diretta, perciò adesso cambiamo inquadratura come al nostro solito e prepariamo la nostra dadolata di melanzane estiva. Ecco qua. Allora, vedete, già tutto pronto sul mio piano cottura, che poi non serve granché come utensili. Abbiamo qua una padella aderente in cui vado a aggiungere l'olio evo per prima cosa. Scaldiamo olio evo, perciò accendiamo il fornello e attivo anche l'aspirazione. Allora, scaldiamo in una padella scaldare un filo d'olio evo e mettiamo a rosolare la nostra cipolla rossa. Ecco qua. Fiamma medio-alta, mi raccomando. Facciamo ammorbidire la nostra cipolla rossa. Vi ricordo, quando diventa traslucida, vuol dire che ci siamo, che è pronta. Raccomando, non facciamola bruciare assolutamente, perciò diamo una rimestata di tanto in tanto proprio per evitare questo problema, perché come vi ho sempre detto, la base del nostro soffritto, sia che lo facciamo con la cipolla, con l'aglio oppure con diciamo il classico quello con le verdure, carote, sedano e cipolla, non deve sapere assolutamente di bruciato, ecco, piuttosto, visto che siamo all'inizio, se vi doveste accorgere che per un motivo o per l'altro vi è sfuggita di mano la situazione, quindi comincia a bruciare, o aglio o cipolla che sia, mi raccomando, buttate il tutto e ricominciate dall'inizio. Questo perché vi posso assicurare che anche se eliminate i pezzi bruciati, il sapore rimane, ecco, a meno che appunto non, diciamo, la ricetta non preveda già un sapore appunto di affumicato, di barbecue, allora magari in quel caso riuscite a diciamo ovviare mantenendo il vostro soffritto, ecco.
Allora, ecco qua, la cipolla sta cominciando ad ammorbidirsi. Vi prometto anche questa sera una bella diretta veloce. Bene, allora, a questo punto aggiungiamo, quando si sarà ammorbidita, sarà appassita, scusate, aggiungete i pomodorini. Qua facciamo saltare. È anche un piatto molto molto colorato. Ecco, come quantità anche di pomodorini potete aumentare a vostro piacimento. E aggiungiamo anche le carote, che danno appunto l'arancio alla nostra ricetta. Quindi abbiamo il viola della cipolla, il rosso dei pomodori e ora abbiamo anche l'arancio della carota. Bene. Ovviamente la carota è stata tagliata, affettata grossolanamente e comunque ci metterà proprio poco tempo diciamo, a cuocersi. Allora, facciamo andare dopo qualche minuto, dopodiché, una volta che i pomodorini si saranno ammorbiditi, li schiacciamo con un cucchiaio di legno. Questo per far, diciamo, uscire il loro sughetto. Ecco qua, li schiacciamo. E così contribuiranno a condire al meglio le nostre verdure, che così rilasceranno i semini e il loro succo al massimo. Qua, man mano che si propongono sotto al cucchiaio di schiaccio, così si ammorbidiscono anche maggiormente, non rimanendo il, diciamo, il pezzo piuttosto croccante, ecco. Allora, come varietà di pomodorini ho usato i ciliegini, ma in questo periodo, siccome se ne trovano di tutti i tipi, potete usare veramente la tipologia di pomodorini che preferite. Anche i piccadilli, che sono quelli un po' più grossi e dalla forma allungata, sono ottimi, perché come sapore direi che sono veramente molto indicati. Ecco qua, però va proprio a preferenza. Allora, ho schiacciato i pomodorini. A questo punto, quando anche le carote, vedete, hanno raggiunto un po' di trasparenza, ecco, vediamo se riesco a farvi vedere, anche così vedete meglio, vado ad aggiungere in padella la mia melanzana. Allora, questo qua come piatto, se è la portata principale, direi che come quantità per 2-3 persone può andare. Ecco, magari accompagnatelo con dei legumi e avrete un ottimo piatto unico. Anche del riso potete accompagnarlo. Ecco, dicevo che è un piatto che si presta a svariate, diciamo, modalità di consumo, sia da solo così com'è come ricetta, altrimenti potrebbe essere un modo semplice e gustoso per preparare un sugo di condimento per la pasta, perché insomma, sapete, in questo periodo qua ci si trova magari a volentieri a mangiare un bel piatto di pasta anche fredda. Preparate il vostro sugo, la condite e avrete pronto praticamente un pranzo o una cena molto fresca e saporita. Allora, a questo punto saliamo e prepiamo. Ecco qua, una bella spolverata di pepe, del sale, diamo ancora una bella mescolata, dopodiché abbassiamo
la fiamma e proseguiamo la cottura appunto a fuoco più moderato. E qua mi sento di aggiungere, scusate, di aggiungere un po' di acqua, così che, siccome la melanzana è piuttosto asciutta, evitiamo che possa attaccarsi sul fondo della pentola durante la cottura. Ecco, vi ripeto, se siete di fretta, tagliate la melanzana a cubetti piccolini, così da accelerare la cottura, diminuire appunto il tempo di cottura. Bene, vedete, un piatto molto molto colorato, c'è il bianco e il viola della melanzana, come vi dicevo prima, il rosso dei, ecco, mi avvicino anche un po', il rosso dei pomodori, delle carote. Ecco, come si dice, che mangiare 100% vegetale è anche un piacere per gli occhi. Ecco qua. Allora, volevo sapere, qualcuno di voi ha provato la ricetta dell'ultima diretta? Era a parte Tiziana, se non ricordo male, che mi avevi fatto vedere, mandato la foto e pubblicato, grazie, anzi ti ringrazio, era l'insalata con tiepida di asparagi, se non ricordo male, perché ho la testa un po' in aria, ma sono passate un paio di settimane e non mi ricordo perfettamente, però mi sembra fosse proprio quello. Ecco, bene. Allora, intanto che prosegue la cottura, vedete, la melanzana deve diventare praticamente trasparente, deve perdere il bianco che ha. Ecco, ci facciamo due chiacchiere. Allora, intanto leggo i vostri messaggi. Allora, sì, ciao Agata, benvenuta, figurati, un po' in ritardo. Purtroppo con queste ricette veloci, anche arrivare diciamo un quarto d'ora più tardi, trovate praticamente già la ricetta quasi diciamo in fase di ultimazione. Ecco, però non vi preoccupate, perché come al solito appena concludo la diretta provvederò a pubblicare la registrazione sulla pagina e poi a condividerla. Faccio magari, ecco, approfitto perché sei arrivata un pochino più tardi, sto preparando una dadolata di melanzane estiva. Pochissimi ingredienti, un piatto molto molto versatile. Abbiamo melanzana, carota, la cipolla rossa, dei pomodori, dopodiché abbiamo a condire del, ovviamente, sale, olio evo, del pepe e infine insaporiamo con delle foglie di basilico. Ecco, un piatto particolarmente estivo e indicato appunto in questo periodo, perché vi consiglio di provare a consumarlo anche a temperatura ambiente con un bel pezzo di pane. Ecco, diventa un ottimo piatto unico. Oppure stavo raccontando che potrebbe essere un'idea per un sugo veloce per una pasta, ecco. Perciò provatelo anche in modi diversi, diciamo, che solamente come dadolata, ecco. Sì, Tiziana, vedi, mi ricordo che hai fatto sia quella insalata tiepida di asparagi, sia quella della volta precedente, che era quella di melanzane. Bene, mi dai grande soddisfazione, anzi, con qualche tua inventiva, mi ricordo che avevi sostituito i ceci forse con i fagioli bianchi di Spagna. E ovviamente ognuno di noi, insomma, in base anche a quello che ha in casa, si cerca di reinventare un pochino le ricette che trova in rete, lo faccio anch'io ovviamente, e per evitare di buttare via diciamo le cose dalla dispensa, ecco. Poi ognuno ha le proprie preferenze, perciò insomma vi consiglio, leggete le ricette, trovate una che possa piacervi e poi la reinventate, la riadattate in base anche alle vostre preferenze, ecco, perché ovviamente ognuno di noi ha i suoi trucchetti in cucina, c'è cioè chi gli piace di più piccante, chi gli piace il curry, per dire, chi l'erba aromatica, ecco. Perciò anche adesso vi dicevo il basilico, perché ovviamente è la regina, l'erba aromatica regina per eccellenza dell'estate. Però se a voi piace ad esempio l'origano, mettetevi l'origano, ecco,
anche perché il palato si abitua. Io sono, a me piace cambiare, sono una che è disposta a provare sapori nuovi, accostamenti nuovi. Il palato si abitua effettivamente, però ci sono dei sapori che, diciamo, rimangono i nostri preferiti e quindi tendiamo magari a utilizzarli più spesso di altri. Bene, grazie Agata, sono contenta ti piaccia. Come al solito la ricetta, appunto, stavo dicendo appena mi sono collegata che sul blog non ho inserito le dosi, questo perché era una delle prime ricette che pubblicavo, andavo molto ad occhio, ma sono così tuttora, infatti mi devo obbligare quando magari preparo una nuova ricetta a segnarmi tutto al momento, perché anche in base a quello che ho in cucina, ovviamente le dosi, altrimenti non riesco più a ricreare la stessa ricetta, diciamo, iniziale, ecco. Però d'altra parte questo dà modo anche di inventare ogni volta una nuova ricetta, anche in base appunto alla quantità degli ingredienti che voi avete. Però stasera, appunto, come dose, che ho usato una melanzana, tre carote di dimensioni medie, una cipolla e poi il resto, come segnato sulla ricetta, vengono circa un piatto, una dadolata per due o tre persone, dipende se da con cosa l'accompagnate. Potete fare un riso in bianco, ci sta molto bene, secondo me è un basmati che è molto saporito, oppure ovviamente delle fette di pane, delle belle fette di pane, potete fare anche tipo delle bruschette, o ovviamente se l'accompagnate con dei legumi avete un ottimo piatto unico con anche l'apporto di proteine. Infatti mi sta venendo in mente che sulla pagina Facebook, appunto, trovate una versione di dadolata anche con i ceci, ecco. Perciò andate pure a ricercarle all'interno della, appunto, se scrivete sul blog dadolata trovate appunto le varie versioni, Tiziana, credo andremmo d'accordo, io la faccio spesso ma ci metto anche peperoncini in abbondanza. Ti dirò che questa è una delle poche ricette in cui non faccio uso di peperoncino, a me piace, però ho messo il pepe, anche se non è la stessa cosa, comunque io sono una peperoncina addicted, perciò capisco il tuo utilizzo abbondante del peperoncino. Allora, adesso vi faccio vedere la resa della dadolata. Direi che come colore, vedete, le melanzane non sono più bianche, perciò direi che ci siamo. Ho aggiunto appunto un bicchiere abbondante di acqua all'ultimo. A questo punto andiamo a insaporire ulteriormente con le nostre foglie di basilico, che, come dicevo all'inizio, andiamo a spezzettare direttamente in padella, così da far sprigionare loro tutto il loro aroma, ecco. Dopodiché continueremo la cottura ancora per pochissimo tempo, daremo una bella mescolata, dare giusto il tempo alla dadolata, diciamo, al basilico di insaporire le nostre verdure. Ecco, vedete anche come colori, è un piatto che appaga gli occhi anche visivamente. Ecco qua. Voilà. Io direi che ci siamo, perciò spengo il fuoco e l'aspirazione, eccoci qua. Vi faccio vedere bene i colori di questa dadolata, che sono veramente, veramente un piacere per gli occhi. Anch'io, Agata, adoro le erbe aromatiche e le spezie. Poi ultimamente mi sto proprio lanciando, perché quando magari vado a fare la spesa o qualche, insomma, negozio apposito dove magari trovo anche delle spezie non comuni, allora mi lancio e magari provo a, diciamo, a comprare qualche cosa di diverso dal solito. Ultimamente infatti ho comprato il coriandolo, che sono dei semini tondi, piccolini, circa un 3 mm di diametro, che, se schiacciati,
sprigionano appunto questo sapore e questo pimento o pimiento che è un pepe nero della Giamaica che sa molto di cannella. E devo dire che l'ho comprato per una ricetta che ho fatto, che ho trovato sul libro di cucina e devo dire che sono veramente due... vabbè, una è spezia e l'altra è un sale, comunque, scusate, un pepe, comunque sono particolari e a volte, insomma, uscire dalle spezie base ci permette di gustare lo stesso piatto, lo stesso vegetale, magari in modo diverso dal solito. Bene, allora adesso provo la mia dadolate estiva, che così vi posso lasciare andare. Ecco qua, voglio cercare di prendere un po' tutti i sapori. Ecco, vedete. Magari. Cercando di non scottarmi perché ovviamente come al solito. Allora, profumo è molto buono. Ovviamente il basilico si sta un attimino ammosciando, ma è quel che succede. Vi consiglio di appunto metterlo all'ultimo. È veramente buonissima. La melanzana è, diciamo, ovviamente essendo di stagione, ha un sapore diverso, diciamo, da quelle che troviamo tutto l'anno. Personalmente non la compro, diciamo, durante gli altri periodi dell'anno. È una dadolata, appunto, ottima da consumare calda, ma anche si presta ad essere preparata in anticipo. E per appunto consumarla magari per un pranzo o una cena veloce, magari quando si ha meno tempo a temperatura ambiente, la tirate fuori dal frigorifero magari una mezz'oretta prima e avrete un ottimo e saporito piatto per appunto il vostro pasto. Bene, allora con un'altra cucchiaiata di questa fantastica e saporita dadolata. Adesso me la mangio tutta così. Sono golosa. Vi ringrazio per avermi seguita. Come vi avevo promesso, ricetta velocissima. E vi do appuntamento a settimana prossima, sempre giovedì sera alle 19, con la preparazione dei fagiolini in umido, anch'essa una ricetta estiva molto veloce da preparare, ma saporita e anche versatile. Perciò vi consiglio di seguirmi come al solito, di seguire la pagina di Pomodoro in Basilico e condividere il mio video se vi è piaciuta la ricetta. Bene, vi ringrazio ancora, mi raccomando, se fate le mie ricette, condividete con me magari una foto perché insomma mi fa piacere vedere se le vostre, insomma, come vengono i miei piatti, come li trovate, ecco, e magari le vostre variazioni. Bene, vi ringrazio tutte, vi auguro buon appetito, vista l'ora, e vi mando un bacione. Ci vediamo settimana prossima, stessa ora. Ciao, grazie per avermi seguita.